Noi riteniamo che Agrigento abbia la possibilità di trasferire quel milione di visitatori che fa la Valle dei Templi in turisti che risiedono ad Agrigento. È l'unica provincia quest'anno che è andata indietro rispetto agli anni passati, tutte le province siciliane crescono come turismo, soltanto Agrigento e Ragusa purtroppo rimangono indietro, anzi perdono delle presenze. Riteniamo che questo sia un male, perché la Valle dei Templi è la prova che ad Agrigento il turista viene ma non rimane, quindi viene con i pullman, non può venire in altro modo, il turista non viene invogliato ad arrivare ad Agrigento singolarmente o con i tour operator, perché ci sono gli assiviari che sono brutti, difficili, insicuri, e per arrivare qui dal Punta Rasi ci vogliono 2 ore e mezzo. E allora i cittadini, gli operatori, le imprese di Agrigento stanno perdendo reddito. Noi dobbiamo creare un patto fra le associazioni di categoria, le imprese, il sindaco, l'area metropolitana, la regione, affinché si sblocchino quegli investimenti che riporteranno ad Agrigento la possibilità di utilizzare assi viari sicuri, veloci e immediati. Non è possibile che per finire la Agrigento Palermo si impiegheranno ancora degli anni, non è possibile per creare un tunnel, riparare una galleria ci vogliono degli anni. Stiamo condannando le imprese di Agrigento a mancanza di reddito, e la colpa non è certamente nella non attrattività e neanche nella loro incapacità, perché la favoletta che gli operatori devono offrire migliori servizi o migliore accoglienza qui non funziona più, perché la Valle dei Templi offre servizi importanti, delle iniziative, fa un milione di biglietti. Noi come Lega Coop abbiamo trasmesso qui un modello, il modello di Coop Cultura, il modello della cooperativa Alcarub, che sta creando posti di lavoro e sta creando un'accoglienza diversa.